diventa importantissimo l'appuntamento dedicato alla formazione per quelli che sono gli specialisti di medicina e chirurgia estetica, affinché in un'adeguata sostanza si possa mantenere anche una forma che abbia e rappresenti il benessere, la salute e la bellezza. A questo pensa il CES 2017, ovvero sia il congresso nazionale per la medicina e la chirurgia estetica organizzato da Valet Conference, che forma ed informa i professionisti del settore su tutte quelle che sono le novità, le innovazioni e soprattutto la formazione adeguata per essere sempre al passo con i tempi. E noi di Fiere Dintorni, da qui, per la vostra bellezza massima, cominciamo ad amplificare il mondo al cubo. Medici estetici e chirurghi plastici o chirurghi estetici, perché oggigiorno la differenza è veramente sfumata tra la medicina estetica e la chirurgia estetica. Sono molte tecniche che sono borderline, che possono essere comprese fra la medicina e la chirurgia estetica, perché per esempio i laser o il plasma o altri elettromedicali o delle infiltrazioni con delle microcannule sono tutti atti cruenti che potrebbero benissimo rientrare nella chirurgia estetica. Però una chirurgia estetica come? Che non lascia cicatrici, una chirurgia estetica diciamo che può essere invisibile, perché appena il paziente esce avrà delle leggere controindicazioni, dei leggeri effetti collaterali che però non ne precludono una vita di relazione lunga e non ne precludono nemmeno una sua riservatezza. La privacy sia dell'uomo che della donna è assolutamente assicurata. Questo non c'era sicuramente 20 anni fa, quando abbiamo cominciato con il primo congresso. C'erano persone che si rivolgevano poche alla chirurgia estetica. Cosa è cambiato? È cambiato che da lì in poi si sono evoluti sia dei farmaci galenici, sia dei presidi medico-chirurgici, che delle tecniche meno invasive, per cui siamo arrivati a fare del lifting senza scollare, senza dover tagliare. Lifting che possiamo fare in anestesia locale, impensabili, e sono tutte tecniche che sono state messe appunto da dei medici italiani, dei veri artigiani della medicina estetica. Quanto penso sia grande il contributo che CES riesce a dare ai professionisti oggi? È estremamente grande, perché una kermesse che si permette di avere 5 aule che vanno in contemporanea, video in 3 dimensioni per la prima volta in Italia, è estremamente importante quello che noi facciamo per i medici, perché li facciamo scegliere la tecnica che vogliono, avendo queste 5 aule che vanno in contemporanea, e gli diamo la possibilità di essere accanto all'operatore e vedere come si muove proprio l'operatore in sala operatoria. Quindi hanno un vantaggio pratico immenso, e secondo me questo è un risultato importante, è un risultato che è un vanto sia della scuola che della CIES, è il nostro fiore all'occhiello. È bellissima questa manifestazione, perché ci permette di incontrarci, di confrontarci, di crescere insieme e di anche di approfondire tanti argomenti che nel chiuso dei nostri ambulatori non potremmo sviscerare, come succede invece qui. Io per esempio ora sono stata a una sessione interessantissima, mi occupo spesso di complicanze in medicina estetica, e ho potuto sentire il parere, oltre che di colleghi, anche del medico legale, dell'avvocato in merito a questo campo. Torno a casa arricchita e sono più serena, o comunque più preparata nell'affrontare la mia vita ambulatoriale quotidiana. L'altra cosa molto carina del CIES è la parte conviviale. Noi abbiamo proprio bisogno di studiare, ho sempre cercato di investire in questo senso, ma solo venendo in un congresso che ogni anno cerca di essere sempre più attento alla selezione degli abstract da presentare, delle lezioni da fare, eccetera, e cerca di individuare i professionisti più preparati in questo senso, solo qui io riesco a approfondire le cose come mi piace.
una nuova impostazione è quella della globalizzazione anche del volto e del corpo e del benessere del paziente. Quindi il paziente è sempre al centro e rimarrà al centro del nostro lavoro. Lavoreremo con device, con metodi che ci permettono sempre di raggiungere migliori risultati, e quindi la sinergia tra i vari trattamenti è quello che sempre di più è importante, e anche nel 2017.